Chi potrebbe pensare che il Friuli Venezia Giulia, e siamo alla terza tappa del nostro viaggio di Natale e Capodanno tra l'Italia degli sperperi, sia una regione più virtuosa? Bene, valgano i 2,7 milioni di euro, 2,7 milioni di euro scomparsi in rimborsi ai gruppi consiliari. C'è addirittura chi si è fatto ripagare la pulizia del proprio cane, oltre che naturalmente cene a San Valentino e soggiorni in Austria, che sono ovviamente attività importantissime nell'attività politica, nella gestione della cosa pubblica. Tanti soldi sono i nostri. E scendiamo in Emilia Romagna, dove qui veramente abbiamo raggiunto livelli di straordinarietà. Sono riusciti a farsi rimborsare davvero un po' di tutto, dai 30 euro che Silvia Noè dell'UDC ha speso per un regalo al figlio di un assessore, perché giustamente volete che il regalo al figlio dell'assessore fatto da un consigliere regionale non lo dobbiamo pagare noi, lo dobbiamo pagare noi, agli 8.000 euro pagati in zamponi e panettoni, fino ai 50 centesimi, mezzo euro che Thomas Casadei si è fatto restituire dopo aver usato un WC pubblico a gettoni. Si è fatto restituire i soldi del bagno pubblico, Thomas Casadei del PD. Marco Molinari invece, che era capogruppo del PD, si è dato alle spese pazze, avrebbe pagato 500 euro per una penna e assieme a Roberto Montanari, sempre del PD, 1700 euro per un viaggio ad Amalfi. Soldi pubblici, anche Matteo Riva del gruppo misto, che l'ex capogruppo del PDL, Luigi Giuseppe Villani, avrebbe tentato di mettere a rimborso addirittura gioielli comprati da Tiffany. Ma siccome i risultati dei conti dissero che non erano spese documentabili, ma devono essere acquistate di tasca propria, riuscirono con un artificio a farci pagare soltanto uno dei gioielli, 480 euro, perché l'altro se lo sono pagati da soli. Il recordman però dell'Emilia Romagna è un PDLino, Luca Bartolini, che al ristorante è riuscito a spendere 44.000 euro in 19 mesi. 44.000 euro in 19 mesi, seguito dallo stesso Villani, 43.000 euro, e da Monari, che avrebbe pasteggiato in locali come San Domenico di Imola, 2 stelle Michelin, o Le Calandre, spendendo ai 380 e 700 euro a botta. Ma perché? È giusto che si nutrano, lavorano per noi, devono essere ben nutriti e ben foraggiati. C'è però tra tutti uno che probabilmente ha chiesto meno degli altri, il presidente della regione, Vasco Errani, il quale si è accontentato di un'auto blu pagata con i soldi nostri, noleggiata e non comprata, a disposizione 24 ore al giorno. Hai visto mai se dovesse spostare anche di notte? Via d'Italia.